Ragazzuoli, finalmente, dopo un periodo di stop, dovuto un po' da diverse situazioni, lavoro, impegni vari e soprattutto il tempo di merda, ci ritroviamo in sella alla moto. Moto super tagliandata, tra l'altro. Magari in seguito vi racconto nel dettaglio, in un video dedicato, il super tagliandone che ho fatto. E quindi oggi, con questa splendida giornata estiva, sorpresi perché ieri invece era inverno pieno, tempo che cambia alla velocità della luce, poi dici uno s'ammala. Ce ne andiamo a Civita di Bagnoregio, un fantastico borgo nel Viterbese. Vamonos! Bagnoregio, raga, è la prima volta che power parcheggio con la moto. Devono far cassa. Allora, una piccola curiosità. Stavo vedendo su YouTube alcuni video di alcuni personaggi che hanno canali che fanno cose molto simili alle mie, quindi diciamo motoviaggi. E ho notato che hanno moltissime più visualizzazioni dei miei video, nonostante il tema del video fosse lo stesso. Allora mi chiedo, ve starò antipatico io? O forse la Zaurina? Troppo riccio? Vabbè, comunque, mo ve faccio alcuni esempi di questi video che ho visto. Oh, regà, ci tengo, siamo tutti amici, nessuno ci deve rimanere male. Quindi fatemelo sapere qui sotto quale tipologia di video preferite, ok? Oh, sì, però commentate, eh. Ciao, sono Marco e oggi vi porto a un bellissimo borgo, Civita di Bagnoregio. Andiamo! Seguite. Allora ragazzi, prima di iniziare il video mi avete chiesto in tanti che tipo di casco utilizzi, per l'ennesima volta, tra l'altro c'è scritto anche qui sotto sul titolo tipo di casco, quanto ho speso e tutto quanto. Ve lo ridico per voi che siete poco attenti, che mi state sempre a fare domande e io vedevo sempre rispondere. Allora, il mio casco è un CGM, quindi fino a qua ci siamo, però mo adesso andiamo in giro per dove mannà e poi e benissimo sto video. E poi scrivetemelo nei commenti se finalmente avete capito che casco c'ho. Ok? Stop. Sì, scrivete, tanto vi rispondo. Allora, oggi vi porterò con me a Civita di Bagnoregio, vi farò vedere la strada più bella da percorrere. Seguitemi. Ed eccoci finalmente arrivati a Bagnoregio, ragazzi, la strada è stata molto molto semplice. E allora leggo un commento: sì, ma non ci hai spiegato come ci si arriva. Vabbè raga, ma che vedevo spiegare? Andate su Google, scrivete Bagnoregio, dato state e ve ci porta diretti. Cioè, la tecnologia usiamola, ragazzi. Siamo davanti alla bellissima basilica che sta al centro della piazza qui a Civita di Bagnoregio, e con una bellissima torre laterale, una piazza, pensate, che ci facevano il palio tempo fa. Thank you.
siamo al 14 di aprile e sembra che stiamo al 15 d'agosto. Fa un caldo a bestia. Questo borgo è chiamato anche la città che muore, perché è proprio questo il suo destino, dato che è un borgo arroccato su un poggio di tufo che giorno dopo giorno tende ad erodersi con acqua e vento. Tra qualche anno probabilmente non ci sarà. Dopo che si esce da questo fantastico borgo, c'è una fantastica salita sotto allo schioppettio del sole, che non è che è proprio una botta di salute. E dopo la città che muore, anche noi non stiamo messi bene. Le persone che muoiono sono quelle che escono dal borgo, sono quelle che c'entra. Ma scusa, noi vedi Napoli e poi muori? Ma che siete matti, raga? Ma fate una navetta, oh. Sto vomitando la birra di ieri. Io invece sto a sudare l'acqua del battesimo proprio. Il nostro giro di oggi finisce qui. Se vi è piaciuto il video fatecelo sapere, iscrivetevi al canale, ma soprattutto fateci sapere quale dei video che abbiamo fatto vedere all'inizio vi piace di più. Ringraziamo tutti i nostri follower, ma soprattutto uno in particolare che oggi, mentre stavamo girando dei video al centro del borgo, si è incuriosito, è venuto a noi e ci ha chiesto quale fosse il canale e si è iscritto. Quindi noi ti ringraziamo se ci stai vedendo. Niente, raga, un saluto da me e da Cristina. A riccia. Ciao a tutti. Mo dite a lei se è stata antipatica. Ma lo dovete dire, in faccia però. Ciao raga, bella.